L'obiettivo è quello di instaurare una costante cooperazione, informare, formare e orientare gli studenti delle scuole superiori lucane sulle politiche attive del lavoro e sulle opportunità in ambito locale, nazionale ed europeo. Mira a questo il protocollo d'intesa che è stato siglato nella sede del Coming Center nel campus universitario di Macchia Romana a Potenza tra le consulte studentesche della provincia di Potenza in Matera e il consorzio Conunibus dell'Università degli Studi della Basilicata. Collaborare nella promozione e coorganizzazione di eventi e attività per diffondere in tutta la regione le opportunità di lavoro attraverso la programmazione di seminari, convegni e workshop sui temi dell'occupazione, mettendo a disposizione spazi, strumenti e attività a titolo gratuito. Sono questi alcuni dei punti e degli obiettivi a cui mira l'intesa. È fondamentale avviare questo tipo di percorso perché stiamo vivendo un momento di grande complessità. C'è necessità di avere un occhio puntato sulla realtà costante e continuo. Questi spazi di condivisione, queste costruzioni di rete siano fondamentali. Il nostro ruolo sarà quello di coprogettare insieme a loro delle azioni che nel prossimo anno e nel prossimo triennio costruiremo insieme, sempre con l'obiettivo di intercettare e offrire opportunità. Per noi ragazzi, ecco, è un input in più quello che ci viene dato, soprattutto per chi come noi è alle porte della maturità e quindi della scelta universitaria. E solitamente dopo un percorso di 5 anni di liceo e di istituto tecnico è, diciamo, difficile scegliere. L'opportunità di parlare con gente esperta e quindi di darci una mano, soprattutto verso quale strada prendere, è una grandissima possibilità. Il mondo del lavoro e il mondo dell'università siano dei mondi che purtroppo non vengono attenzionati come dovrebbero all'interno delle scuole, ma è fondamentale partire da un confronto su questi ambiti che si possa sviluppare anche a partire da quelli che sono i dubbi e le preoccupazioni degli studenti per far sì che possano avere gli strumenti e i mezzi per comprenderli.